Allora, guardate un po' qui, sempre in attesa del vento di questa regata dell'invernale dell'Argentario, sulla coperta di Amapola, questo San Odyssey, no, che so cos'è, un San Fast, San Odyssey 49, abbiamo... Allora, vabbè, Antoine in Carbona da sinistra, guardatelo lì, la storia della velura, delle velerie storiche di Fiumicino. Maurizio D'Amico, che praticamente è il Globetrotter da vela su tutte le barche, tutti i campioni di vela lo incontriamo sempre. E tu invece sei il direttore sportivo del Centro Vela Roma, ripetimi il nome. Alessandro Porcelloni. Alessandro Porcelloni. E perché il Centro Vela Roma, il Centro Roma Vela, Roma Vela, che è anche una scuola vela, è anche una... Insomma, adesso ci racconti un pochino perché è un po' l'anima, non a caso Anemos, di questo equipaggio che sta facendo questo invernale. Sì, equipaggio che fa il campionato invernale qui a Cala Galera, abbiamo altre barche che fanno il campionato anche a Fiumicino in questo momento, quindi siamo... c'è un giro di barche sì, Anemos. Sì, siamo su più campi di regata con tutti i nostri atleti che regatano sia qua che a Fiumicino, quindi qui diciamo un pochino più dedicato alla vela d'altura, là diciamo a campionato bastoni, quindi differenziamo certo. Anche su questo. Certo. Anemos nasce nel 2008 da un'idea di quattro amici e poi piano piano diciamo è cresciuta e ha fidelizzato più armatori, abbiamo acquistato qualche barca in più e quindi diciamo mando in mano, poi conoscendo anche questo signore qua che piano piano ci ha sempre portato più a crescere, diciamo, sì, avete a bordo dei personaggi che aiutano a evolvere. Allora Maurizio, tu come vi siete incontrati con loro e come, qual è un po' il tuo ruolo a bordo? Allora, mi ha chiamato Gerardo una volta che era in alto mare. Mi ha detto, sai, voglio aprire una scuola vela. Gli ho detto, dimmi, vengo all'inaugurazione. Perché in alto mare vengono queste idee poi? Sì, sì, mi ha chiamato, era al largo della. Stava venendo dalle Baleari, al largo della Sardegna, ancora là. Gli ho detto, vabbè, dimmi quando la apri che vengo a vedervi. Dice, no, vogliamo che vieni tu. Gli ho detto, ma io sto a Palermo. No, devi essere tu. Allora abbiamo iniziato e insomma ci siamo trovati bene. Io li ho trovati in classe crociera a Fiumicino, che insomma erano un po' così, e poi piano piano sono tutti cresciuti, siamo arrivati a fare delle insomma regate importanti, abbiamo fatto un terzo posto alla Middle Sea Race di classe con Amapola 1, abbiamo fatto una serie di regate, abbiamo vinto anche un campionato italiano offshore con un guerriero, insomma. Beh, insomma, che poi Amapola è anche un nome storico, come nome di barca, insomma ne ha fatte di cose. A proposito di storia, Antoine in Carbona, abbiamo detto insomma la veleria di Fiumicino, quante vele hai fatto te? Ne hai calcolate mai per non caso? Non abbiamo mai calcolate le vele fatte, però insomma sicuramente tante, anche perché partiamo dal 1938 quando mio padre cominciava a fare vele per imbarcazioni da lavoro, quindi di vele insomma tra soprattutto mio padre, poi noi abbiamo seguito e quindi adesso siamo qua a far vele per chi gioca, per chi fa regate eccetera. Però buttalo io a giocare, questo è un gioco molto molto serio. Ci racconti un po' l'equipaggio e magari qualcuno ci può raggiungere anche qui, vedo una componente verdissima di questo equipaggio, un giovane, come ti chiami? Mattia Maviglia, salve. Cosa fai a bordo? Ah, sono prodiere diciamo principalmente, se no comunque nell'altura non abbiamo ruoli, facciamo sempre un po' di tutto diciamo, ruotiamo molto. Bello, una rotazione un po' tipo stile pallavolo, però comunque tendenzialmente fa il prodiere lui perché insomma è giovane. Sì, questo è un equipaggio storico diciamo dell'altura, sono tanti anni, quindi siamo ritornati un po', ogni tanto ci fa piacere anche ritornare quelli che hanno iniziato con qualche bravo. Innesto nuovo, per fortuna. Quelli poi... che la vela, invece che quelli che... Chiamali e quando venite nominati raggiungeteci qua, dai, chiamiamoli. Vieni Luca. 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 Ciao, Luca, eccolo qua. Luca, cosa fai tu a bordo? Io faccio l'uomo d'albero principalmente, poi aiuto la prua e poi come sempre se serve raddoppiamo il pozzetto. Dove serve Luca c'è praticamente, esatto. Poi chi altro è arrivato? Non ha detto che Luca cucina benissimo. Ma si era capito, si era capito, perché c'è l'uomo d'albero. Forza 7, il piatto di pasta caldo non manca mai, sempre. Noi siamo con le cinture, grande comfort. Freddo, stai attento che adesso lui diventa un uomo mercato, lo vogliono tutti. Uno che cucina con Forza 7, ve lo portano via. Abbiamo detto lui invece? Io Federico Coda, randista. Randista, ah, quindi e tu ti devi interfacciare col velaio poi, perché a un certo punto dici, oh, qui io sta randa, eh? No, devo dire che insomma sono io che rompo le palle. Esatto, è lui che rompe il mio. Ci tiene lui in particolare a quel ruolo, eh? Qui abbiamo un altro, che dici tu? È Eugenio Biancucci, io oggi ho fatto il tailor.
Oggi hai fatto oggi il Tele. Quindi in questa rotazione oggi ti è toccato il Tele. Esatto. Alessandro, a me grosso modo mi pare che manca qualcuno, però. Ne manca uno che si è andato a nascondere sotto. Perché proprio lui, proprio Gherardo, si nasconde sotto coperta? O ha avuto un bisogno, diciamo, impellente, diciamo, fisiologico? Sta sistemando lui. Ecco, là lui prima ci ha detto che dice: no, io, beh, con lui è il direttore sportivo, perché io ogni tanto ho delle idee. Ecco, allora, qual è l'ultima idea che hai avuto, Gherardo? Allora, l'idea che ho avuto è di... L'idea è un'idea, diciamo, che ormai ho da anni: continuare a coinvolgere amici, velisti, persone che amano il mare, e farle conoscere a persone che vogliono scoprirlo per la prima volta. Quindi è un'idea vecchia che però è rinnovata ogni anno, quindi cercare di portare sempre più persone a conoscere questo mondo meraviglioso, d'inverno soprattutto, è un'idea che rimane ancora attualissima, e quindi proviamo a cavalcarla. Assolutamente, bravi, guardateli un po' tutti insieme, guardate che belli, Anemos. Ieri abbiamo presentato un libro, L'anima nell'oceano, di Giancarlo Pedote, eccola qui, questa è l'anima della vela, Anemos. Buon vento ragazzi, a tra poco si regata, mi raccomando, speriamo. Ciao. Ciao, grazie.